amiche e amici, oggi voglio festeggiare San Valentino con tutti voi. Ma cosa avete capito? Sto parlando di festeggiare il vero San Valentino. E, Simona, San Valentino è la festa degli innamorati, lo sanno tutti? Beh, sì e no. Come tante cose della nostra storia, è una ricorrenza che parte da molto lontano e ha cambiato nel tempo non solo forma, ma anche sostanza. Ne parlo perché per vivere una vita di qualità in tutti i campi e anche nell'amore che festeggiamo oggi, è importante essere consapevoli. Lo dico sempre nei miei corsi di salute naturale e crescita personale. Se parliamo di consapevolezza, devo dirvi che il San Valentino che conosciamo oggi è una trovata di marketing, una scusa per vendere dolci, cioccolatini, caramelle a forma di cuore, fiori e regalini vari. In più, San Valentino è il giorno in cui si spediscono più biglietti di auguri dopo Natale. Lo sapevate? E non solo biglietti, anche regali, rose rosse, fiori e chi più ne ha più ne metta. La tradizione nasce in epoca medievale, quando, secondo le regole dell'amor cortese, gli innamorati si mandavano messaggi scritti di ardente passione. Nei paesi anglosassoni questa tradizione ha preso la forma dei Valentines, i biglietti a forma di cuore o di cupido dove si dichiarava il proprio amore. Come dice il nome, San Valentino è un santo. Ma quale santo? Di San Valentino in Italia ce ne sono diversi. Quello che li accomuna tutti è che sono patroni dell'amore. Ma non solo tra due innamorati, anche amore per i figli, per i genitori, per la terra. Ancora oggi ci sono tanti paesi in Italia che festeggiano San Valentino patrono con fiere e sagre, anche in giorni diversi dal 14 febbraio. Avete visto? Se ne conoscete altri, scrivetemi nei commenti dove sono e come si festeggia. Secondo gli storici, la festa è stata istituita nel 496 da Papa Gelasio I, in memoria del vescovo cristiano Valentino, ucciso per avere unito in matrimonio due amanti di fede diversa, un pagano e una cristiana. Ma in realtà, come per tutte le cose, c'è un gossip dietro San Valentino. Ma prima di scoprire qual è, come sempre, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per le mie altre news di salute, consigli sul benessere naturale e vlog di crescita personale, iscrivetevi al canale con un click. Così, facile, e attivate le notifiche. Dai Simona, dici il gossip, vieni al sodo. Sì, sì, ecco, San Valentino è stato istituito per coprire una certa festa pagana, perché ai suoi inizi la Chiesa romana sostituiva molte festività pagane con altre feste religiose, vestendole di nuovi contenuti. Ma davvero? E con che festa ha fatto uno switch che è arrivato fino a noi oggi? La festa in questione era la Lupercalia, che si festeggiava per alcuni giorni fino a metà febbraio. Secondo alcuni storici, era la festa in onore della lupa che allattò Romolo e Remo. Secondo altri, si festeggiava la fine dell'inverno e il cessato pericolo di perdere il bestiame a causa dei lupi affamati che venivano dai boschi intorno a Roma. Per altri ancora fu Giunone a comandare questa festa per propiziare la fertilità del bestiame. Tutti comunque sono concordi nel raccontare di festeggiamenti sfrenati per celebrare la fertilità e l'abbondanza. Cosa facevano? Pare che a Roma i giovani più prestanti corressero nudi per la città e che le matrone romane si concedessero con molta facilità come rito per attirare la fertilità sulla terra. Chi ha visto la serie TV Roma forse ha un'idea dell'atmosfera di quel periodo. Ma allora San Valentino non è la festa degli innamorati?
mi sto confondendo, non capisco più, ma quanti San Valentini ci sono qui? Allora, cara, ricapitoliamo. La festa è dedicata a Valentino, un vescovo martire diventato santo. Nel Medioevo circolavano biglietti hot. Nei paesi anglosassoni si mandavano i biglietti Valentines. E noi stiamo festeggiando nella stessa data di 1500 anni fa la festa della fertilità e dell'amore. Valentino il santo? Valentino i biglietti? O la festa Lupercalia pagana? Ma buon San Valentino! In ogni caso, a San Valentino non regalate dolci pieni di zucchero bianco o strane materie grasse. Regalatevi del tempo di qualità. Fate qualcosa di bello insieme. Questo è il miglior dono per festeggiare San Valentino, di qualunque festa si tratti. E condividete questo video con il vostro amore, i vostri amici, sui vostri social. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Bianca, tu minima. Oh.